Yes, dopo due vittorie con Campese Quigliano, oggi la seconda sconfitta consecutiva, dopo 20 miglia, anche 2-0 del finale. Sì, oggi si è ripetuta una situazione che si è già ripetuta quest'anno più volte, nel senso che la Carcarese è entrata secondo me bene in campo, ha condotto la partita contro una squadra che si è praticamente solo difesa bene e oggi nel secondo tempo c'è stato un episodio più che rivedibile, un episodio, oggi c'era anche il commissario fuori che analizzerà cosa è successo, francamente, che raramente si vede, e questo ci ha portato sotto. La squadra però non deve arrampicarsi a questo perché c'è tanto da lavorare e comunque non si può sempre andare così in difficoltà, dopo un episodio, a sfavore. Qual è il problema di questa squadra? I giocatori ci sono, la qualità anche, l'ha dimostrato lo scorso anno la squadra. Un problema di carisma, di personalità? Sì, noi crediamo fortemente in questo gruppo, questa squadra parte da lontano e ci ha dato soddisfazioni negli anni. Quest'anno probabilmente, non lo so, forse, essendoci posti obiettivi più ambiziosi, magari qualche giocatore sente un po' più di pressione, comunque una squadra nel complesso giovane, c'è tanto da lavorare e per far sì che anche una difficoltà che può capitare all'interno di una partita, ma parlando più ampiamente all'interno di un campionato, non ci butti giù in modo esagerato, cosa che è avvenuta in questa stagione più volte. Anche perché se il campionato della Carcarese è stato altalenante, lo stesso vale anche per molte altre squadre, quindi è ancora tutto aperto. Sì, lo sapevamo, un campionato equilibratissimo, adesso non ho visto i risultati di oggi, non li ho visti almeno tutti, è un campionato che ti aspetta. Però devi andartelo a prendere, nel senso che chi si toglierà da questa terra di mezzo in maniera importante poi potrà andare a fare un filotto che porterà ogni rispettiva squadra al proprio obiettivo. A parte Loano che sta facendo un percorso strepitoso, forse anche inaspettato, vedo grande equilibrio e quindi c'è da lavorare, rimboccarsi le maniche e ricominciare il nostro cammino perché, ripeto, i giocatori ci sono, il gruppo c'è, la società è coesa e quindi dobbiamo lavorare e ripartire dalla prossima partita dove bisognerà assolutamente fare punti. Prossima partita, un avversario non da poco, dato che la posizione in classifica è il Celle Varazze. Sì, si va su un campo difficile. Una partita stimolante contro una squadra molto forte, ma sono sicuro che la Carcarese da queste sfide ne esce bene, ne è sempre uscita bene, quindi andiamo a Celle con grande fiducia.